Lei si candida a sindaco di Roma per Sinistra Italiana o no? Ma Parte Sinistra Italiana è un gruppo parlamentare, non è un partito. Il processo di costruzione del partito va avanti, vi sarà un'assemblea nazionale che avvierà la fase costituente in cui oltre a Sinistra Italiana vi saranno tutte le forze della sinistra, movimenti, associazioni. A Roma stiamo lavorando su un programma perché Roma ha problemi drammatici. È sbagliato pensare che si individua un candidato e sia risolto il problema. Abbiamo già visto come va a finire, senza un progetto non si va da nessuna parte. A tempo debito affronteremo anche la questione della candidatura e chi meglio la può esprimere. Oggi la mia priorità è costruire Sinistra Italiana. Ma se io le dicessi per Roma Tocci? Tocci è una figura straordinaria, correrei subito a fare campagna elettorale per lui. Lei prenderebbe mai in considerazione l'ipotesi a proposito di Roma di candidarsi come sindaco? Fassina ha detto che gli organizzerebbe tutta la campagna elettorale. No. Grazie. Hai già la risposta? No, assolutamente no. No, assolutamente no. È stata un'esperienza bellissima. È stata un'esperienza appassionante. Le passioni non si ripetono, una volta sola. No. Ci dispiace, no, Fassina. Io sono sempre pronto a organizzargli la campagna elettorale. Tutti siamo disposti. Grazie. Secondo me, quando gliel'ho suggerito io, lui naturalmente sempre. Io speravo che fosse Renzi a candidarlo, ma molto tempo fa, ma non è successo. Sulla questione 5 Stelle, no, non penso che 5 Stelle sia assimilabile né a Siriza né a Podemos. Ritengo che però una forza politica che nasce con l'ambizione di essere autonoma non possa definirsi in un rapporto necessitato con un'altra forza politica. Nel momento in cui esco dal Partito Democratico è perché faccio un'analisi che poi può essere non condivisa, ritengo che nell'autonomia della forza politica che sto contribuendo a costruire ci possa stare, senza essere, come dire, eretico, una valutazione che porta a dire che noi puntiamo a vincere in tutte le città e in tutti i ballottaggi. Dopodiché siamo alternativi al Movimento 5 Stelle, siamo alternativi al Partito Democratico, siamo contro la destra che domenica stava sul palco a Bologna e non escludiamo, in caso in cui non riuscissimo ad arrivare ai ballottaggi, non escludiamo la possibilità di sostenere un candidato che non è del Partito Democratico, che è del Movimento 5 Stelle, con il quale può essere compatibilità programmatica e una classe dirigente credibile, ma rimaniamo alternativi al Movimento 5 Stelle, vogliamo vincere le elezioni in tutte le città in prima persona e tuttavia non ci definiamo in un monopolio nella politica delle alleanze col Partito Democratico. Spero che Gianni non mi faccia nero. No.